È stata veramente una bella partita da parte nostra. Ci siamo caricati durante la settimana. Sappiamo che i tifosi ci tenevano soprattutto a fare una bella prestazione e ovviamente a raggiungere un determinato tipo di risultato. Però sono contento del lavoro svolto da tutta la squadra perché abbiamo messo tutto in campo e ci siamo andati vicini veramente a vincere. Ci tenevi anche tu. E io ci tenevo pure io naturalmente, perché come sapete sono di Vasto e ci tenevo pure io, sì, certo. Che cosa è cambiato in questi giorni? Cosa sta cambiando in una squadra che comunque sta approcciando le partite anche in maniera differente, con più grinta, ecco, anche sempre la ricerca di fare gol, mai abbattersi dopo anche degli errori? Ecco, qualcosa sta cambiando. Naturalmente anche merito del mister perché ci vuole trasmettere un determinato tipo di mentalità, però se devo essere sincero è anche la piazza, che la piazza quando giochi qua sei costretto a dare tutto perché i tifosi sono molto esigenti, ma come la città. E noi questa cosa la sentiamo naturalmente in modo positivo e cerchiamo di dare tutto sia negli allenamenti sia in partita. Ci fa piacere che si vede ancora di più adesso, però è una cosa a cui teniamo tanto noi giocatori in primis e anche il mister ci sta dando una grande mano perché ci dà una bella dose di carica e ci fa stare sempre concentrati sia da martedì. Alla fine del primo tempo che è successo? Un po' di parapiglia, dai. Un Attenzione po' di alla tensione ci partita. sta, è sempre un derby, dai. È Derby. sempre un derby, sì. Quante volte ripenserai a quell'occasione del primo tempo quando Parecchio. Alcobelli ha salvato sulla linea? Più errore tuo o è stato bravo il difensore? Ma sinceramente mi ricordo poco, però mi ricordo solo una cosa, che sulla linea stavano due o tre persone, io ho Sì. cercato di tirare forte e non sono riuscito a fare gol. Naturalmente ci penserò tanto, ma soprattutto perché non sono riuscito a fare gol per la squadra e per i tifosi. È una partita che, ripeto, sentivano in tanti ed era giusto che riusciamo almeno a fare un gol dopo tutte le occasioni che abbiamo creato. Ma nel secondo tempo anche su di te era quel salvataggio di Altobelli sulla linea? No, penso di No, no. no. Penso A di no. calcio d'angolo, era su Rioso. No, No. sul Quello su, tiro, dopo no, la su domanda Spinelli, calcio su su Spinelli, Spinelli. su Ok, Spinelli al volo, il perfetto. secondo palo, sì. Quindi non è. Hai trasformato i fischi, diciamo, del rigore sbagliato con il Trastevere in applausi nelle ultime partite. Sei contento di questo? Hai ritrovato fiducia in te stesso? Adesso sembri un altro giocatore. Sono contento perché sì, perché il calcio è questo, il calcio ti toglie, però la settimana dopo ti può dare. Sono onesto, anche dopo il rigore sbagliato e dopo le critiche sono rimasto comunque sereno, perché il calcio è questo, e quando giochi in queste piazze devi sapere che devi essere pronto pure a prenderti le critiche, non solo gli applausi, e quindi quando sbagli ti devi mettere con la testa in basso e devi pedalare cercando di trasformare gli insulti, tra virgolette, in applausi. Sono contento che ci sono riuscito, ma soprattutto ci siamo riusciti, perché in queste due o tre partite stiamo facendo veramente bene, ma anche con il Porto d'Ascoli che abbiamo perso comunque. Il secondo tempo siamo un po' usciti dal campo, però abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo preso gol su palle inattive e questa cosa un po' la soffriamo, però stiamo cercando di migliorarla. E stiamo facendo un percorso che secondo me è giusto, siamo sulla strada giusta, e poi sta a noi in campo dare il massimo e rendere orgogliosi i tifosi della città. Oggi è anche una squadra giovanissima, Vinicius, con 6 under addirittura, quindi cioè, manca un po' però di esperienza alla fine, di elevare un po' l'esperienza del gruppo. Naturalmente sono poche le squadre, diciamo, che giocano con 6 under, però i nostri sono veramente bravi e noi questa cosa non la sentiamo. Noi over cerchiamo di dargli una mano e anche di caricargli un pochino di responsabilità, perché comunque anche se sono piccoli, giocando in piazze del genere ti devi assumere delle responsabilità e noi cerchiamo di trasmettergli la giusta carica nel modo giusto e loro soprattutto nell'ultimo mese lo stanno recependo molto bene, sono molto contento del lavoro che stanno facendo e ci ascoltano e secondo me hanno dei buoni prospetti.